Ma salve a tutti e benvenuti su SissiTube. Ecco, siamo tornati, abbinamento casalingo e capelli arruffati. È un po' un video sempre di quelli che sono a merda praticamente. Oggi siamo qui per fare un unboxing di questa meravigliosa box Dream Whale. Trovate le creatrici di questa box su Instagram con il nome di Dreamer Whale. Vi faccio vedere il loro profilo Instagram. Questa qui è la prima bookish box italiana, cioè sono veramente fiera di aprire questa box. In realtà io già l'ho aperta perché non ce la facevo ad aspettare, quindi è un po' tutta già aperta, diciamo. Vi faccio vedere mano a mano che cosa troviamo dentro, perché questa box è ispirata ai cattivi, ai vari cattivi, in questo caso a Malefica, Draco Malfoy, Tremotino, Loki, poi c'è un libro, tante cose. Per prima cosa troviamo, ma sto male, ve lo giuro, un segnalibro dedicato a Tremotino di Once Upon a Time. Allora, io cioè, posso anche morire in questo momento, non è? No, vabbè, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, eh? Questa è Belle con Tremotino, la rosa. Qui c'è scritto Once Upon a Time, Rumpelstiltskin, Magic always come with the price, dear. La magia è sempre un prezzo, che meraviglia, guardate poi questo, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa stiamo parlando? Una meraviglia questo segnalibro. Poi troviamo uno sticker set di Malefica e anche di qualcun altro. Andiamo ad aprire uno stickers di Malefica. Ma voi vi rendete conto di quanto è bello? Cioè, rendiamoci conto un attimo. Ma no, io sto male. Questo me l'attacco dietro al cellulare, ragazzi. Once Upon a Time di Tremotino. Cioè, io senza parole. No, bellissimo questo di Malefica, guardate. Ma no, 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 vabbè, io sono senza parole, ragazzi, senza parole. La ragazza che ha fatto questo, qui c'è il bigliettino da visita, si chiama Lavinia Schofield, The Dream Tellers, pittrice illustratrice. Andando avanti c'è un Magnetic Bookmarks, non ne ho mai avuto uno, di Loki. Un piccolo Loki, quanto è carino Loki, adoro. Adoro, bellissimo, bellissimo. Sto male. Poi in questa busta ci sono, cioè, miliardi, cioè, io sono sconvolta. Segnalibri meravigliosi. Il primo è questo qui di Loki. Guardatelo, quanto è bello in tutto il suo splendor. Malefica. Poi abbiamo Draco Malfoy, che non è uno dei miei personaggi preferiti, ma va bene tutto ciò che riguarda Harry Potter, veramente è fatto benissimo. E poi Tremotino, che ve lo dico a fare, cioè, mamma mia, mamma mia, lo so subito, adesso mi dia da monte, bellissimo, bellissimi questi segnalibri, una cosa spettacolare. Andiamo avanti, perché la cosa si inizia a fare ancora più interessante. Questo è bellissimo, tra l'altro dice: tutti i cattivi sono eroi nella propria mente. Tom Hiddleston. Fantastico. Cioè, questo è meraviglioso. Stupendo. Poi qui c'era una letterina che ho già letto, bellissima. Poi, andando avanti, c'è questo segnalibro dedicato a Serpeverde. Allora, voi sapete che io sono Grifondoro, ma sono per metà Serpeverde, non scherziamo, perché mi sento molto Serpeverde. Quindi tutto ciò che è di Serpeverde a me fa più che piacere, perché rientra tutto nella mia collezione ripottesca, essendo anch'io un po' Serpeverde.
E c'è questo qui, questo segnalibro bellissimo, cioè guardate il boccino d'oro fatto così, che meraviglia. Dietro anche molto carino. Tutte le case sono buone, sono, cioè sono ok, diciamo, ma la mia è la migliore. Serpeverde, no, fantastico, è bellissimo questo segnalibro. La cosa che mi ha sconvolta più di tutte è stato questo balsamo per le labbra, di Rumple. Io so, cioè, ragazzi, questa cosa è bellissima. E dice appunto che è al limone, è un lip balm Rumple. Guardate che bello. Stupendo. E a me è capitato questo qui di Tremotino al limone. Bellissimo, vi giuro. Morbidissimo. È tutto fatto da loro, ovviamente. Meraviglioso, meraviglioso. Poi sono rimasta anche sconvolta dall'odore di questa candela. Guardate quanto è bella. Quanto è bella, cioè bellissima. Tutta a tema verde per i cattivi, per ricordare i cattivi, Serpeverde, Tremotino, Malefica, tutto sul verde. È enorme e vi giuro che ha un odore. Mamma mia, raga, vi giuro, non si può capire. Qui dice che black pepper e vanilla. Poi abbiamo una borsa geniale, guardate questa borsa, questa per portare i libri, la spesa, è ottima. E siete anche, cioè, fashion for fashion, cioè stiamo scherzando. Dice, fine, make me your villain. Geniale, fantastica. Bellissima. La userò domani, insomma, per andare in piscina. Poi troviamo il pezzo forte, che è un libro. Allora, vicino all'incarto c'è questo bellissimo ciondolo di Dreamer Whale, appunto. Guardate quanto è bellino. Questo qui o ci faccio una collana o lo attacco alla borsa da mare. Di solito cercano sempre di fare un libro, appunto, inerente al tema. In questo caso stiamo parlando del libro di Patrick Ness, cioè, ragazzi, hanno messo dentro questa box a un prezzo stupidissimo, ok? Un libro di Patrick Ness. Il libro è Mentre noi restiamo qui di Patrick Ness. Voi vi rendete conto che in questa box pagata poco e niente trovate di tutto e trovate un libro Mondadori, il prezzo di copertina soltanto di questo 17 euro in copertina rigida, un libro di Patrick Ness, cioè. Poi tra l'altro è un libro che qui c'è la trama che proprio fa per me in questo momento. C'è un momento in cui la vita stessa viene invasa dalle storie degli altri e non c'è nient'altro da fare che tener duro e sperare di ritrovarti ancora vivo alla fine per poter riprendere il filo della tua storia. Ed è quel che abbiamo fatto. Questo sarà il mio prossimo libro in lettura sicuramente. E veramente io sono senza parole per questa box. Veramente, ragazzi, compratela, compratela. Vi metto qui sotto l'Instagram della Dream Whale e mi metto un altro po' di questo al limone. Buono. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, commentate. La parola d'ordine di questo video è Rumple sei un fico. Quindi scrivete nei commenti se siete arrivati fino alla fine. Scrivete hashtag Rumple sei un fico, ok? Ci vediamo al prossimo video. Ciao.